Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo 87esimo o 88esimo, non mi ricordo, episodio della nostra stagione con l'Inter su Swiss Pro Evolution Soccer 2 nella serie Master League, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto, signori, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Allora, signori, noi veniamo dallo scorso video in cui abbiamo perso contro l'Ajax, ma abbiamo ottenuto la promozione in Serie A. Adesso si fa dura, signori, dovremmo vedercela contro Lazio, Liverpool, Dortmund, Barcellona, Parma, Monaco, Roma, Madrid, Valencia, Manchester, Leverkusen, Buenos Aires, London, serve l'Arsenal, Juventus e Milan. Allora, c'è stato un piccolo problema con la registrazione, signori, perché avevo già iniziato questo video e abbiamo fatto il nostro primo acquisto, signori, ovvero ci siamo spesi tutti quanti i punticini per comprarci rullo di tamburi, signori, ci siamo andati a comprare Thuram. Ho preferito spendere i 30 crediti per comprare Thuram, quantomeno ad avere un uomo in difesa che sa difendere, che andare a comprare Roberto Carlos e poi avere praticamente i difensori che ballano la samba e non sanno minimamente difendere. Potevo prendere anche Chilavert, che era la mia seconda ipotesi, però ho preferito andare su Thuram, meglio il vecchio conosciuto che il nuovo conoscere. Ho modificato la formazione, vediamo se adesso me la carica direttamente. Sì, perché c'è stato un problema con il salvataggio con l'inizio del video. Facciamo così, vediamo se me la carica direttamente, così evitiamo ora di fare. No, perfetto, signori, formazione caricata. Attualmente la nostra formazione titolare è questa: Stromer, Thuram, Valeri, Vorlanden, Ximenes, Espimas, Bourget, Ronaldo, Lopez, Babangida, signori. Detto questo, giochiamo contro il Milan, se non sbaglio. Sì, giochiamo contro il Milan subito, prima partita, derby. Giochiamo noi a casa. Allora, partire con un pareggio non mi dispiacerebbe per niente, signori. Partire con un bel pareggiotto non sarebbe per niente male. Anche ricordiamoci perché loro hanno un certo Birov là davanti, che non è proprio un giocatore facile. Ecco, mettiamola così. Mettiamola, non è per niente un giocatore facile. Babangida, 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 vattene Babangida, vattene Babangida, sei riuscito a fare fuori Maldini. Vai, Babangida, vai, Babangida, vai, Babangida. Ma porca. Paletta ambriaca, porca paletta ambriaca. Calcio d'angolo, Ronaldo. Ronaldo riesce a girarsi. Babangida, 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 è riuscito a rientrare. Babangida, è riuscito a rientrare. Cerca il tiro. Ronny. La sblocca lui. Su una bella azione di calcio d'angolo. Inter 1, Milan 0. Ronaldo su assist di Ximenes, forse riesce il tiro di prima, bucata Biati. Inter 1 al sesto minuto, Milan 0. Buono così, signori, buono così. Almeno possiamo dire che abbiamo fatto un primo gol. Uno l'abbiamo fatto, signori. Quantomeno, signori. Non so se riusciremo a resistere per 90 minuti così, però almeno uno intanto l'abbiamo fatto. Almeno uno intanto l'abbiamo fatto. Oh, dovevo fermarmi. Certo, Gattuso che riesce a tenere testa a Babangida. Io non, dopo questa non ho più che cosa vedere, signori. Scusatemi, ma per quanto io voglia bene a Gattuso, che era uno dei giocatori impressionanti del calcio italiano, però Gattuso che teneva testa a Babangida, parliamone. Mannaggia, mannaggia. Grandissimo ancora Maldini, mandato al bar da Babangida. Babangida, Babangida. Che rientra deciso, Babangida. Proverà il momento in cui stavo per tirare, signori. Il momento in cui stavo per tirare. Mannaggia, troppo lungo. Gli ho dato da più corto. Beh, bella, 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 bella Inter. Bella Inter fino a questo momento, signori. Bella Inter. Bella Inter. E ricordiamo, deve essere per forza una bella Inter. Perché se non arrivano i soldoni. Se non arrivano i soldi, signori. Mercato bloccato completamente. Se non arrivano. Grandissimo. No, 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 via sta palla da lì. Via sta palla da lì. Grandissimo. Dai, facci. Espimas, 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 Espimas. Cercato con calma Babangida che cerca Ronaldo. Qualcuno ci va a chiuderlo? Vaffanculo. Valeri si prende. Cioè, stiamo scherzando, stiamo pesantemente scherzando noi. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere.
Metti Eglinton, metti tipo di. Non ci posso credere, non ci posso credere. Che cosa si è inventato? Guardalo lì, il pelatone Eglinton. Che fa il suo esordio in campionato? Il suo esordio in campionato? Penso di sì. Vacci, vacci, guarda Ronny. No, l'hanno sbilanciato, mannaggia. Mannaggia, l'hanno sbilanciato. Forlande non prende più un pallone, signori. È impressionante, Forlande non mi prende più un pallone. Vediamo di far toccare palla. Claudio. No, Claudio mio, i passaggi giusti però, mannaggia. E lui sta tirando, bene. Comunque c'è un po' di confusione in difesa. Cioè io c'ho Eddington che dovrebbe stare da questo lato che sta da quel lato. Cioè c'è un po' di confusione nella mia difesa. Guardalo, guardalo. E vabbè, Serginio è Serginio, signore. Serginio non posso dire niente. Serginio alzo le mani. Ma te le alzo io le mani, mannaggia di una miseria infame. C'avevamo Ronaldo libero, c'avevamo Ronaldo libero, c'avevamo. E c'è qualcuno dei miei? No, c'è qualcuno dei loro. Sì, via, subito sotto il 31esimo. Ronaldo cerca Claudio Lopez che cerca Ronaldo. Attenzione, Ronny, 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 Ronny. Non ci posso credere, non ci posso credere che Diton. Ah, ma porca miseria. Ho rallentato apposta, oh, per lavorarmela meglio. Ah, certo, non ce l'ho più il trequartista lì, quindi giustamente. A chi cazzo la dovevo passarla? Perché state andando in due? Perché state andando in due? Mamma mia, questi che tiki-taka che c'hanno, signori. Mamma mia, che tiki-taka che c'hanno. Mamma mia, che tiki-taka che c'hanno. Gravissimo, pericolosissimo. Facci bamba, facci bamba, facci bamba, facci bamba, oh, porca. Vabbè, signori, però Babangida che rallenta così. Deve essere un passaggio di prima. Perché quando gli dico di fare i passaggi di prima si addormenta pesantemente. Perché? Perché, mannaggia di una miseria infame. Subito, che questo arriva subito, dobbiamo essere veloci a scaricare sto pallone. Daglielo lì. Vacci, vacci, vacci bomba, vacci bomba. Vacci Claudio, vacci Claudio. Porca miseria infame, porca miseria, porca miseria. Porca miseria, porca miseria. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Boh, non lo so, Claudio dorme, signori, Claudio dorme. Guardalo, 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 guardalo. Mamma mia. Pareggio subito del Milan dopo 1 minuto e 30 secondi su un pallone che avevamo recuperato. Su un pallone che avevamo fottutamente recuperato. La pareggia Shevchenko, signori, la pareggia Sheva. La pareggia Sheva. Sul finale del primo tempo avevamo avuto il pallone del possibile 2-0. Rientriamo dagli spogliatoi e il Milan la pareggia subito. Grandissimo Ronaldo, grandissimo Babangida, 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 rientra, il Bamba, il Bamba. Ma perché mi sbaglia sti tiri? Ma perché mi deve sbagliare sti tiri, Babangida? Ma perché? Ma perché fa tutto benissimo e mi sbaglia sti tiri, Babangida? No, 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 no. E Milan la ribalta, signori. 2-1 del Milan, 2-1 del Milan.
Aveva uno nel Milan, partita ribaltata. Claudio Lopez, 2-2 subito dell'Inter, signori, 2-2 subito dell'Inter, grande così, bello sto calcio d'angolo. Riusciamo a non farci anticipare da nessuno, Claudio Lopez trova l'angoletto giusto, 2-2 signori, ricordiamo sempre che abbiamo l'uomo in meno, ricordiamo sempre che abbiamo l'uomo in meno. Si fa sentire questo problema? Sì, decisamente si fa sentire, signori, ma... Non ci posso credere, questi però non sono errori del giocatore che non ti manca, questi non sono errori del problemi di... Ma chi? Ma c'avevi Babangida? Ma perché queste complicazioni? Riusciamo? Va, Ximenes, lancialo. Dovevi lanciarlo meglio, mannaggia della miseria. Dovevi lanciarlo meglio. Che se poi aspettavo ancora di più, se ne andava in fuorigioco, sicuro. Ximenes, calcio. Ronny. Ma chi? Ah, beh, non l'abbiamo presa noi. Porca miseria, avrei firmato per il 2-2. Quindi il 2-2 l'avrei firmato. L'avrei firmato il 2-2. E niente, signori, ancora non... Ricordiamo che abbiamo l'uomo in meno. Guarda, io capisco che loro sono più veloci di me, però così è esagerato, scusate. Così è veramente esagerato. Claudio Lopez trova Espimas, che trova Forlande, che perde il pallone. Perde un pallone sanguinosissimo, Forlande. Così, che cazzarola, 3-3 dell'Inter con Ronaldo. Porca miseria, tutte le ha prese. Ma porca miseria, tiro di Babangida, respinta, Ronaldo, tiro, abbiate ancora, ritorno a Ronaldo, reattivo, più reattivo degli altri. Al 28esimo, Inter 3, Milan 3. Tu stai scherzando, vero? Non ci posso credere. Ammonito Ronaldo, avevamo recuperato il pallone. Ammonito Ronaldo, signore. Mamma mia. Calma. Guardalo. No, Babangida. Sbagliato il movimento, cazzarola. Prendilo. Vabbè, no, va bene il cavolo, questa è punizione. Meno male che l'ha tirata direttamente in porta. Lasciavi Babangida lì. Ma perché queste complicazioni? Ma perché devi complicarti la vita? Ivanov, come fa a essere calcio d'angolo? Dai, ma perché gli devi regalare tutto? Perché gli devi regalare tutto? Io sto sudando come un pazzo. Perché gli devi regalare tutto? Io sto sudando come un pazzo. Perché? Me lo spieghi perché? È una domanda. Mi piacerebbe avere una risposta. Mi piacerebbe avere una semplicissima risposta. Meno male. 36esimo. Fuori gioco di Boban. Parte ancora il pallone lungo. Babangida non ci arriva, non ci può mai arrivare Babangida, attenzione Shevchenko. Non chiedetemi cosa è successo, signori, perché non lo so. No, vabbè, dai, però no. No, è incredibile quello che ho appena visto, è incredibile quello che ho appena visto, signori. Devono assolutamente mettercela tutta. Questo che fallo era? Non si sa, però gli deve fare fare il 4-3 sicuro, il 5-3 gli deve fare sicuro. Ma non è vero, ma perché me l'ha fermato mezz'ora prima? No, non ci posso credere. Guarda con chi stiamo a perdere, Guarda con chi stiamo, non lo so. No, gli abbiamo regalato il gol, signore. Gliel'abbiamo proprio regalato e incartato.
Mi abbiamo proprio regalato, non hanno dovuto nemmeno minimamente il minimo sforzo non l'hanno dovuto fare per fare il 4-3 praticamente. No, ve l'ho detto, deve fargli fare l'altro gol per forza, non. E gli regala anche il calcio d'angolo. Va bene, signori, niente, finita così, esordio in Serie A sfortunato. Facciamo 3 gol, ma non bastano. Facciamo 3 gol, ma non bastano. Porca di una miseria infame. Finisce qui. Giustamente stiamo partendo in contropiede, l'arbitro ci fischia. La fine della partita. E va bene. Facciamo 3 gol, signori. 3 gol. E non basta. Milan batte Inter 4-3, signori. 14 tiri a 12. Doppietta di Ronaldo per l'Inter, un gol di Claudio Lopez e doppia assist per Espimas. Per loro hanno segnato Shevchenko, doppietta di Shevchenko, un gol di Birov e un gol di Ambrosini. E va bene così, signori. Vuol dire che avevamo l'uomo in meno in tutto questo. In tutto questo avevamo un uomo in meno e rimaniamo con soli 5 punticini. Allora, signori, l'obiettivo di quest'anno è arrivare a meno ottavi, almeno fare le prime 8. Almeno fa le prime 8, signori. Purtroppo sì, la vedo molto combattuta, ma noi ci proveremo, ci proveremo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!